Allora, volevo parlarti anche delle serie TV. Oltre ai film ci sono anche le serie, e le serie tipicamente durano magari anche per diversi anni. C'è un rapporto diverso con i personaggi? Cioè, ci si affeziona di più in qualche modo a un personaggio di una serie rispetto a quello di un film che magari viene doppiato una volta sola? Beh, sicuramente, insomma, ci si vede di più, diciamo, tra virgolette, quindi sì, capita di affezionarsi più, come tu hai sottolineato, insomma, la serie che facevo, quella fichissima di Tutto in Famiglia, quello era proprio spettacolare. Però, insomma, devo dire che anche adesso, insomma, ci sono alcuni personaggi a cui sono affezionato. E sì, appunto, insomma, ci si affeziona di più alle serie perché durano tanti anni, le telenovelas, ti puoi immaginare quanto possano durare. E anche gli stessi cartoni animati, insomma, sono divertenti, sono dei personaggi a cui sono molto affezionato, forse anche perché li segue mio figlio, quindi è appassionato lui e divento ancora più legato a questi personaggi. Però sì, hai ragione, il film magari quell'attore non lo farei mai più, la serie invece già sai, soprattutto sai come comportarti, ormai l'hai fatto tu il personaggio, quindi sai come recita, sai tutto quanto e ti trovi un po' più a tuo agio, quello sicuramente. E questo succede ovviamente, come dicevo, anche noi facciamo un po' tutto, facciamo film, serie, cartoni animati, documentari, pubblicità, lanci, spot, insomma, chi più ne ha più ne metta, ed è sempre lo stesso. Sì, capita negli ultimi anni, soprattutto con la nascita di tutti questi nuovi portali, da Netflix, Amazon, che la quantità di lavoro, anche con i documentari stessi, è aumentata tantissimo, quindi neanche più ci si fa caso a quello che si fa, davvero, cioè magari l'avete fatto una mattina il documentario, poi fai la serie TV, poi fai a mezzogiorno vai a fare lo spot, poi fai una particina in un film, un video, cioè è un po' complicato, un po' schizofrenica diventata.